ha riscosso un buon successo la festa del tesseramento 2015 di Will Umbria. Una giornata di giochi e convivialità all'antico casale Urbani di Scheggino, che ha visto partecipare gli esponenti delle segreterie territoriali di categoria del sindacato. Perciò vengano signori sotto il cielo del tendone, questa sera, per provare un'emozione. Oggi festeggiamo perché ci prepariamo a un anno impegnativo, un anno che vedrà un confronto con le parti politiche e vedrà anche un confronto con il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nel pubblico impiego, e quindi stiamo preparando a questo evento perché dobbiamo rappresentare i lavoratori in modo sempre più concreto. Questa è un'occasione per riscoprire, rinvigorire i valori che sono a fondamento della società, ma soprattutto anche del sindacato, cioè la fratellanza, lo stare insieme, l'aiutarsi. Quindi è solo un'occasione, ce ne possono essere tante altre, ma è proprio per questo, un tornare alle origini. Tra l'altro l'abbiamo fatta anche recuperando le tradizioni contadine, che sono un po' le tradizioni di tutti noi. L'evento ha messo in programma antichi giochi popolari, musica dal vivo con il gruppo di cantori umbri Diversamente, balli e momenti ricreativi per bambini. Per tutti poi un ricco buffet con le specialità del territorio preparate secondo la tradizione culinaria locale. Ospite della giornata è stato il segretario nazionale Carmelo Barbagallo, che nel partecipare al momento di incontro ha ribadito gli intenti del sindacato per il nuovo anno. La UIL continua a crescere, per fortuna, i consensi aumentano, però affronteremo un anno molto difficile e noi siamo pronti e determinati a fare la nostra parte. Noi chiediamo al governo di cambiare verso veramente, per fare investimenti pubblici e privati, perché solo così, non con i decreti, si possono creare posti di lavoro per far riprendere l'economia del Paese. Noi siamo impegnati a batterci per questo. Se il governo vuole sentire, farà bene. Se non vuole sentire, vorrà dire che dovremo gridare più forte. Lo faremo. Perciò vengano signori questa sera, per provare l'emozione della fantasia più vera, che non troverete mai in un altro posto, io lo so, perché il treno per il...